Allora, la prima cosa, prendete un accidente della e sono uno di maggio. Quindi la prima cosa da fare è andare a prendere il bilancio di stiamo molto attenti. Ma non lavoro, a me non mi interessa, io voglio adesso come te. Cioè io voglio portare i miei figli a Baccaduro a fare un bagno, un bagno a Forne. Non funziona. No, funziona. Scusa, è controllare, controlliamo i preposti. Allora scusate, se ci sono delle persone che devono controllare che i depuratori funzionino, andiamo da loro, dalla mattina fino alla sera, seguiamo la loro giornata lavorativa, vediamo cosa fanno. Questi fatti sono già agli atti, già probabilmente già in possesso. Ma rendiamoli pubblici. Ma facciamolo tutti i giorni. Che noi abbiamo preso. No, ma non è per te. Anzi, tu sei vendevole, però io sto facendo l'avvocato del capo, non ho fatto il tutto, questo è stato un problema. Vogliamo aiutare i cittadini, il nostro sapere che abbiamo studiato, e dopo che abbiamo aiutato i cittadini, ma se abbiamo dei cittadini via De Roberto, chi li va a usare lì? E allora si è andato via De Roberto. Troviamo una soluzione condivisa, di che qualcuno dica la cosa. Allora io spotterei un attimo su questo lui, perché giustamente ha sottolineato che si va a toccare cose per chi gira, chi gioca all'indomani che in teoria all'indomani che gli impianti di depurazione andati in cultura all'inizio degli anni 90. Eccolo qua, questo è una scelta, lo so, dei Movimento 5 Stelle, a Roccaldini ci stanno 50 persone che stanno monitorando i tesoroni in campagna. Lui, ascoltami un attimo, tutti questi impianti di educazione satelliti che tu hai elencato, che ce ne sono 5, 6, non lo so, sono bazzecole rispetto alla portata di depurazione che c'era a Napoli Est. Napoli Est è stato concepito che un impianto faraonico costato più di 120 miliardi delle vecchie lire per fare i due collettori alto dentale e quindi all'indomani che è andato in funzione questo benedetto depuratore all'inizio degli anni 90 doveva depurare il corso di Napoli e l'acqua è sporca. Ho capito, e ci sta due che è venuto a e noi politicamente che ammafà, che dà? Quello è ammafà pure politico. Ma ci rendiamo, io là dentro ci ho lavorato. Non è che io... Ma sapete che la comunque c'è che si è arrestata la nazionalità? Ma non devo farti ciclo, è una piovra che si rinnova a te. Allora, ma scusatemi, ma chi deve fare un documento di denuncia? E noi a settembre distribuiremo alla cittadinanza di tutta Napoli un documento di questo tipo. Facciamo un documento. Portiamolo alla conoscenza della cittadinanza di Napoli, una denuncia. Possiamo fare una cosa, visto che c'è questo lavoro dentro, Saverio Alfonso, già fatto. Contatto con queste persone del movimento che hanno fatto questo lavoro, ti dà un documento unico e pubblico. Esatto, bravo. Questo è un basso. Noi abbiamo un tesoro in mano realizzato da queste persone, facciamolo conoscere alla gente. E che ci sta sta paradigma outside, non fanno lavorare il personale. E non c'entra la demo meccanica. Ma io se ti pago per assolvere la lavoro. No, forse non è chiaro. Oggi leggete gli atti, se dobbiamo fare figure di mezzo con la gente che cade per demo meccanica, hai sabato lui, è una stronzata, perché non è così. Ma è pagata per questo. Non è così, la demo meccanica, c'è un contratto di manutenzione. La gestione non c'ha la manutenzione, è in grado di dimostrare che la gestione funziona, a meno che non funziona. Ho capito, ma lo devi dimostrare, non lo dimostro. Ma no, questa è la dimostrazione.
ma l'ha detto di mai, mai, quando è andato a Cuma, ma non basta, questa è una cosa, quando dimostrate che è meglio, non potete dire che se Petra e Petra si scassi si va adesso. Allora, certe cose, se ne è riuscita a dimostrare. Ma si può, scusate, ma si può fare un blitz con la senza sapere, quindi senza avvisare. E che ti mostri che se loro dicono che loro fanno la depurazione, io vado a pigliare il sacco, senza che loro sanno. Guarda che no, non si piglia e portano il sacco. No, non dicono che loro fanno la depurazione. No, non dicono che loro devono gestire un impianto che questo è dato i compiti di spartimento di liquidi. Ma non spartimento come depurazione, di intercettazione, di condizione per essere minato dopo. No, non dire, ma sbagliato per alcune e nemmeno lo fanno che è stata la chiesa. Non sui cenni, però ci stanno da qui. Ma e come fai a dire? Ma come fai a dire? E che significa? E come fai a Luigi? Luigi, un attimo. Gaetano? Se io sono un'azienda, ho il compito di gestire un impianto che ha delle anomalie nel funzionamento e impedisce il mio lavoro professionale, io che cosa posso fare? Non è colpa di questo, ma sto dicendo. Secondo me, se la termomeccanica è impedita per un'anomalia qualsiasi a proseguire il suo lavoro professionale, io che sono lo Stato, la collettività, la comunità, la regione, come posso fare? Vicino a termomeccanica, non è colpa tua, ma tu praticamente non puoi fare la gestione, perché ti impedite quando studiamo la tua, funziona la tua. Ok, dici che si può fare un processo. Così semplicemente, ma da persona nostra, te lo chiedi come se fosse un bambino. È una procedura amministrativa, è responsabile la procedura amministrativa e attivare questa procedura amministrativa che è una criticità che deve essere prevista da quello. Ma la termomeccanica. Allora, la prima cosa. Se no, la termomeccanica mi fa anche un culo, quando la richieda. Allora, la procedura, secondo te, se ha una parte da suddividere da tutto il sistema, con l'esperienza che... La procedura è una procedura amministrativa, non è tecnica. La procedura tecnica, la procedura tecnica, la procedura attuale, la procedura attuale. Ma se c'è una falla, perché chiaramente questa procedura amministrativa è stata studiata, è sempre la nostra. Ho capito, e chi fa allora una dimostrazione per dire che questo è uno spezzamento di soldi? Nel 1990 io pure venivo pagato per fare una lavorazione su due grandi software dei computer che stavano in una certa struttura pubblica. Non gestiva la corretta, però io venivo pagato lo stesso. Il programma ci stava per fare il computer, per poter usare il chat, però i programmi ci stavano per fare il computer. Capito quale problema? Prima di spenderla alla gente della rete. Hai capito o no? Che programmi ci stavano un po' più i computer? Li facevano un'attenzione troppo i computer, troppo a più. Che programmi ci facevano? Ma non facevano un'attenzione perché se non andava bene. Già ci stiamo, sai come va? Allora, la prima cosa secondo me è aiutare la connessione. Il programma già c'era. È studiata la concetta. Bravissimo. Allora, il primo passo da fare. Finalmente. Ragazzi, per essere pragmatici, è tutto. Allora, la prima cosa da fare è prendere il contratto. C'è il contratto con la Thermoelectric e poi pare che le carte sì, benissimo. E quelle là di Cuba. La seconda cosa è prendere i bilanci, perché i bilanci sono pubblici sia di questa termoelettrica di La Spezia. E con le carte in mano perlomeno riusciamo a capire qualcosa. Bilancio. Regione Campania no, io comunque se mi consentite volevo insistere su
questo discorso della, della depurazione. A me mi sembra che come se fosse contro la... No, 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 no. Si bello lui! Come cioè, qua stiamo cercando la cosa come è stato. Anche Luigi Necco, che è un giornalista di notata importanza, ieri sera ci ha permesso di darci un piccolo consiglio. Ha detto cercate di concentrarvi su pochi argomenti in modo da portare avanti un discorso che abbia una certa coerenza, non vi dileguate in tanti rigoli, in tante argomentazioni che poi non vi portano da nessuna parte. Allora, secondo me il discorso della depurazione è strategico, perché noi, come disse, dicessi anche tu la volta scorsa insieme a Roberto Lugo, stiamo parlando di Napoli Est, che è strettamente correlato al recupero dell'area della raffinazione che non esiste, è strettamente correlato al rilancio del porto e quindi al rilancio di Napoli. Quindi, a non mortificare la vocazione turistica della Campania, questa regione. Se noi riuscissimo a concentrare tutte le nostre energie, tutti i nostri impegni, il nostro sforzo politico, proprio partendo da là, noi potremmo rivoluzionare Napoli. Io sono stato costretto per far zitto qualcuno a lanciare l'idea di una monotematica. È questo voglio fare. Stavolta discussione. E all'interno del movimento il materiale ci sta, perché possiamo partire da 1984 ad oggi, anno per anno, a capire che cosa è successo, perché Antonio Ciccotti col frente bello della sua iniziativa è in là, però noi dobbiamo ci ammattivango, il materiale ci sta, ma ci sta un lavoro enorme da fare, abbiamo non si può capire dove stanno i consulenti, si può capire dove stanno le criticità, si può capire per quale motivo l'ha fatto non tutti i danni delle liberazioni che hanno fatto caso, che qua sotto la struttura esercita c'è stato l'indito cancerogeno da sotto, come sta mai, come sta mai, come sta mai. Allora cominciamo a capire perché non vengono pubblicati questi dati, cominciamo a capire, allora vedi che sta qua, cominciamo a capire dove stanno i flussi di 13 km, sono 13 km di costa e di lato che partono dal mercato ittico all'Ercolano, e questi stagliati del Ministero dell'Ambiente con un'attività di monitoraggio che ha iniziato nel 1994. Se andate sul sito del Ministero dell'Ambiente, sito di interesse nazionale, atti della conferenza di servizi 94, 97, 2020, 2024, andate in tutto l'elenco delle aziende, il monitoraggio fatto, chi l'ha fatto, perché l'ha fatto, che cosa hanno trovato, che, dove l'hanno trovato, che quantità di materiale, c'è tutto. Quello che è stato fatto tutto, sta là, ma ci sta. Partiamo da questi dati, appoggiamo pure i scusa per me, quello però che io ho potuto un po' capire è che ci stanno questi bisogna vedere come affrontare. Certo. Qual è uno di questi momenti? Quello che è suggerito da Carlo Ayala, cioè nel senso fare una petizione, fare un volantinaggio di questi, tutti questi, ma come si chiama? Criticità. Criticità. Mettendolo sul concordo di calcio, quello che si può fare una cosa. Esatto. E darlo alla gente, alla cittadinanza. Modo che queste persone, queste elite, probabilmente cominceranno pure un poco ad aprire gli occhi e anche le autorità. Noi dobbiamo innanzitutto capire noi quali sono le cose. Allora, troviamo un sistema per poter. Deve essere materiale da gazebo, deve diventare questa denuncia, materiale da gazebo. Ci vuole un giornalino che deve informare la cittadinanza. Volantino, volantino. Cominciamo a capire diamoci un appuntamento. Ma fatti in 3 anni che mi dà questi argomenti, io li sto discutendo da 3 anni. Dobbiamo andare via.
Ragazzi, noi due caffè e una bottiglia d'acqua l'abbiamo pagati già, quindi non li ripagate. No, per dire, per non farvi ripagare. Scusa, ma cerchiamo però. Io sei chiuso. Dammici un appuntamento, diamoci un appuntamento. Sai che a Bosco di Capodoro sarebbe bella allora, scusa un attimo, ma voglio dire questa cosa. Dovremmo cercare quantomeno di provare a indirizzare le lotte da una parte a livello istituzionale attraverso i portavoce, dall'altra parte a livello cittadino, come informazione informare la gente è invitata alla partecipazione, cioè non prendiamo solo la informazione, perché se finisce la leva di congiunzione un attimo sotto la gente, che dice lui e quello che dici tu, secondo me fatto lo studio capite come l'ufficiale della priorità possiamo fare molto semplice. Bravo, secondo me inizia così, glommando tutta la attenzione, lo sapevi che bravo, ci sono un sacco di 50.000 morti per questo nell'area estera, lo sapevi che nel procuratore c'è, lo sapevi, lo sapevi che, perché la gente non lo sapeva, quindi lo sapevi bagno che, facciamo, quindi con Un abbraccio e un saluto a tutto il Meetup Napoli. Non facciamo chiacchiere. Non facciamo chiacchiere per cortesia. Chiacchiere e tabacchiere di Gnambo. Banca in Napoli, nemmeno. Chiacchiere e tabacchiere di Gnambo. Banca in Napoli, nemmeno. Dal Meetup Napoli. Luigi, e diciamo anche per il Meetup Napoli, che chiacchiere e tabacchiere di Gnambo, Banca in Napoli, non è bene. Chiacchiere e tabacchiere di Gnambo, Banca in Napoli, non è bene. Ma che è Lignano? Condividi? Napoletano, non si sbaglia mai. Cioè, come li comerisci? Chiacchiere? Non vendo. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Un abbraccione a tutti, ragazzi. Alla prossima, a settembre, buone vacanze. A settembre, quando? Non si sa? Non si sa, poi ci aggiorneremo, Carletti. Ok, ciao a tutti. Ciao e buone vacanze. Buone vacanze a tutti, a settembre, ciao per venire e grazie per la spilla. Non ci spostiamo a memoria.